La surroga e la rinegoziazione, diciamo, l'esempio che faccio io per farla capire la sostanziale differenza tra surroga e rinegoziazione è il seguente. È un po' come cambiare la compagnia telefonica del telefonino, ok? La surroga è io sono Vodafone e ricevo un'offerta da TIM, metti, molto vantaggiosa per me. La rinegoziazione è io sono Vodafone, chiamo il servizio clienti Vodafone e dico sto pagando troppo. Quindi dovete, voglio cambiare profilo tarifario, mettiamolo molto, molto, molto semplicemente così. Cosa conviene fra le due? Brutalmente la surroga. La Perché? surroga. A mio parere sì. Perché? Perché la surroga è una sorta di cambio banca, mantenendo il debito comunque che mi rimane da pagare, e riesco, diciamo che quando tu ti presenti sul mercato, con uno storico di pagamenti sempre puntuali e tutto, le banche sono anche un po' più, non Tranquilla. restie, sono un po' ti accolgono un po' più a braccia aperte. Diciamo, qualcun altro ha rischiato per me inizialmente, vedo che continua a pagare e gli do credito. Guarda, ma per farti un esempio, la rinegoziazione invece è, vado alla mia banca e dico, io sono, ad esempio, ho il tasso fisso al 5%. Potete rinegoziarmelo a ribasso, visto che il valore di mercato adesso è, metti, l'1. Facciamo esempi numerici. Difficilmente una banca ti dice no, io perdo, non ci perdo. No, no, non ci stiamo Magari. dentro, non posso, devo parlare col mio amico. Purtroppo devo sentire la scusa, ma te lo dico da uno che ci ha lavorato in banca. La scusa è, mando la pratica su vuol dire tutto, vuol dire niente, la mando su Su, e vediamo su. cosa dicono. Allora, poi per carità, molte banche fanno rinegoziazione, non sto dicendoti. La surroga, diciamo che ti permette di valutare più banche sul mercato, ma molto semplicemente il vantaggio sono parecchi euro a rata, perché a parità di durata, il mio cliente, ne stavamo parlando ieri, a parità di durata lui risparma quasi 60 euro al mese. Una rata, salta fuori una rata all'anno. All'anno, esatto. Di questo periodo, come dicevi tu, molte persone che magari hanno fatto il mutuo, perché il mutuo poi è una cosa che tendenzialmente si lascia lì, no? È presente, è una cosa che sai che c'è, passa ogni mese, non ti interessi neanche, magari non sai neanche quanto paghi di tasso di interesse, però mi si presenta ogni tanto gente che ha fatto mutui 7-8 anni fa, dove hanno fatto un interesse al 6%, che per i tempi erano buoni, per carità. Certo, Però no, oggi sono considerando cambiati. adesso, loro hanno ancora più risparmio. Ti dicevo, quello che il ragazzo di cui parlavamo prima, lui adesso sta surrogando, aveva un mutuo al 2,70, che ai tempi, un tasso fisso del genere, era buonissimo, ora prendi l'1,60. È comunque un punto e 10 in meno. Stessa durata, stessa tipologia di mutuo, sempre il tasso è rimasto uguale. Consiglio È costosa la surroga? gratuita. La Gratuita. cura non costa niente perché tutte le spese sono a carico della banca Sì, subentrante. Quindi le spese di quindi perizia. non devi ipotecare nuovamente, non devi. L'ipoteca viene cancellata quella vecchia col decreto Bersani, quindi gratuitamente, e la banca riscrive. Fa tutto il notaio che è pagato dalla banca entrante. Okay? Quindi è veramente come quando dalla Vodafone passi la TIM o Iliad o chi vuoi. Che tutti cercano di accaparrarsi. Perché? Perché per la banca comunque è un vantaggio per la banca nuova prenderti. Prendo un Certo. cliente, prendo il suo debito, comunque è un cliente che mi pagherà un interesse, avrà bisogno di conto corrente. Quindi le banche non, dicono che le surroghe sono viste come il fumo negli occhi, in realtà le surroghe gli piacciono perché è una pratica di mutuo a costo zero, diciamo così. Certo. Esatto.